Buonasera e benvenuti a Giallo Toscana, è l'alba, poco prima dell'alba del 3 di marzo del 2014, quando nel quartiere di Oltrano, in San Frediano, a Firenze, muore durante un arresto Riccardo Magherini, è un ex giocatore delle giovanili della Fiorentina, molto conosciuto in città e soprattutto in quel quartiere, muore durante un arresto, una lunga eh, via crucis, quella che... Abbiamo seguito da cronisti durante il corso di questi anni con processi che poi alla fine si è conclusa con l'assoluzione dei tre carabinieri che avevano compiuto questo arresto, assoluzione da ogni tipo di eh, violenza, ma è una morte inaudita, una morte addirittura quasi indiretta potremmo dire per il contributo di molti cittadini che ripresero in quei minuti drammatici la morte di questo povero ragazzo. Ne parleremo ampiamente a Giallo Toscana, ma parleremo anche degli aggiornamenti che ci giungono da Londra su un'altra morte misteriosa, quella di Eric Sanfilippo, questo ragazzo di 23 anni di Marti, una frazione di Montopoli-Valdarno, in provincia di Pisa, ritrovato senza vita all'interno di un cassonetto di rifiuti a poche decine di metri dallo stadio dell'Arsenal alla periferia della capitale inglese. Tutto questo a Giallo Toscana, ma partiamo da quel marzo del 2014 e andiamo in Borgo San Frediano dove si consuma una vera e propria tragedia. Riccardo Magherini, a 40 anni, è un ex calciatore, ha giocato nelle giovanili della Fiorentina, è figlio d'arte perché il padre Guido ha disputato tantissimi anni nei campionati professionistici. In Borgo San Frediano, nel quartiere Oltrarno a Firenze, all'alba, intorno alle 1 del 3 di marzo del 2014, si consuma una tragedia, la morte di quest'uomo durante un arresto e noi vi racconteremo o cercheremo di farlo che cosa è accaduto. Quello che vedete è uno dei tombini posto di fronte all'ex cinema Eolo, proprio qui in Borgo San Frediano, in quella notte del 3 marzo del 2014 Riccardo Magherini arriva fin qua, è in stato di fortissima confusione, percorre alcune tappe che vi ricostruiremo, certo è che poi per le urla, le grida e le segnalazioni viene fermato da una pattuglia dei carabinieri, viene immobilizzato, pancia a terra e ammanettato, ma poi scatterà il decesso, da lì i processi per i quali i tre militari inizialmente condannati per, questa, per questo arresto definito da tutti troppo anomalo, troppo violento, verranno assolti dalla Corte di Cassazione. Riccardo Magherini inizia la serata del 2 di marzo del 2014 all'Hotel San Regis in Piazza Onissanti dove consuma una cena con alcuni amici arabi. Da detto da tutti è tranquillo. Poi scatta qualcosa, diventa agitatissimo, diventa quasi terrorizzato, impaurito di se stesso, comincia a urlare, a vagare per il quartiere di San Frediano a torso nudo in una serata di primavera. Che cosa accade? Arriva proprio qui in Borgo San Frediano, ci sono tante testimonianze, telecamere, video e poi appunto viene immobilizzato. Sono esattamente le 1.21 quando arriva in questa più o meno in questa zona alle 0.45 come vedremo il consolato americano sul, che dista poche decine di metri dal ponte Vespucci segnala un uomo che sta urlando, gridando proprio dal ponte. Qui Riccardo Magherini stava litigando con qualcuno? Riccardo Magherini esce intorno alla mezzanotte, dicevamo dall'Hotel in Regis, è ancora tranquillo, poi scatta qualcosa, ha paura, comincia a urlare, chiede aiuto, eh, insomma ha dei problemi indiscutibilmente, arrivano le prime segnalazioni alle forze dell'ordine, intanto Magherini nel viaggio verso Borgo San Frediano entra in un bar, poi si ferma addirittura in una pizzeria dove eh, spacca una vetrina, prende il cellulare del gestore di questo locale, finché i carabinieri con una gazzella si fermano qui in borgo San Frediano. Magherini viene bloccato a terra, a pancia, a pancia in giù, ammanettato. Ci sono dei video, video che vengono registrati da questi palazzi, proprio di fronte, a pochi metri dal luogo dove si consuma la tragedia. Sono già passate le una di notte. Tutti sentono le grida disperate di questo ragazzo e si sente anche in sottofondo: no, le manette no. Insomma, una situazione particolarmente violenta. Ci arriva anche l'ambulanza, il 118. Insomma, sta di fatto che questa è una storia terribilmente difficile da comprendere, da raccontare. Ma i fatti sono, si sono svolti così. Naturalmente, Riccardo Magherini, poi purtroppo, eh, non parla più, dopo un po'. Sono intorno alle 1.45 quando probabilmente dopo che viene condotto all'ospedale c'è il decesso per arresto cardiocircolatorio. Al processo sono imputati tre dei quattro militari che erano di servizio quella sera durante l'arresto per le violenze che l'uomo avrebbe subito. Erano imputati anche alcuni dei barelieri della Croce Rossa che sono intervenuti sul posto, ma poi vengono assolti, così come dicevo vengono assolti i carabinieri nella Corte di Cassazione. Certo è che questa è una storia terribilmente difficile da raccontare come ne parlavamo poco fa, perché un dato è certo, forse se Riccardo Magherini fosse stato liberato subito e trasportato all'ospedale alle 3 del mattino non sarebbe stato dichiarato il decesso. delle testimonianze che ci aiutano a ricostruire la dinamica di questa tragedia, vi dicevo, è quella del Consolato americano che è alle mie spalle. E alle 0.45 di quel 3 di marzo del 2014 il Consolato telefona alle forze dell'ordine segnalando una persona che sta urlando proprio sul ponte Vespucci che dista dal Consolato poche centinaia di metri. Riccardo Magherini, dopo aver Passato il ponte Vespucci entra in San Frediano e lì si consuma la tragedia. Certo è... Che il padre Guido viene avvertito di questa morte in maniera molto soft, in maniera poco chiara, non prima delle 4 del mattino. E anche questa è una tragedia nella tragedia. Il 15 di novembre del 2018 la Corte di Cassazione ha assolto i tre carabinieri dai capi d'accusa per i quali appunto, si ritenevano responsabili di questa morte assurda. Ecco qua, avete visto quello che è accaduto, è una delle pagine forse più buie della storia di Firenze che ancora deve svelare molte zone d'ombra. Buonasera a Guido Magherini, ospite di Giallo Toscana, il Buonasera. padre di Riccardo. Buonasera, Guido. Buonasera, Vittoria. Buonasera a Matteo Calì che torna, Buonasera, Matteo Vittoria. Calì che con il suo importante contributo in questi anni eh, ci ha tenuto vivo in questa, in questa attesa che però poi si è dimostrata in certo modo diversa da quello che magari molti auspicavano. Eh, buonasera all'avvocato Massimiliano Manzo buonasera che è stato voi. il difensore ai processi eh, per eh, appunto questa vicenda dei volontari della Croce Rossa Italiana che erano anch'essi e spiegheremo e cercheremo di capire anche perché imputati di quella di quella nottata incredibile. Allora, questa è la situazione. La Cassazione, abbiamo detto nel servizio, ha assolto i tre militari. Adesso a che punto siamo con degli aggiornamenti di Guido Magherini, se ci sono? Ma... Verso l'Europa, mi pare di capire. Sì, andiamo sicuramente a Strasburgo, perché questa sentenza ci ha lasciato un grande amaro. Direi come cittadino italiano mi sento veramente preso in giro. È stata una vergogna sotto tutti gli aspetti. I depistaggi che ci sono sul caso Cucchi li rivedo in tutte le, in tutte le situazioni di Riccardo, dalla procura ai, 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 al giudice. C'è cioè una cosa che mi lascia, che mi lascia dentro, un, una, cosa veramente una ferita aperta che non, che non so come, fa, come farò a farla chiudere se non con la, con la sentenza che ci sarà a Strasburgo. Perché mi sono reso conto che noi... Non si conta niente, cioè siamo di fronte a, a delle persone che si occupano solamente di salvaguardare certi personaggi che non lo meritano. E non mi vergogno a dirlo che dopo cinque anni ancora non sappiamo quando Bocciolini, che è stato il nostro PM, sia stato avvertito, se alle due o alle sette? Perché se l'avvertiva alle due del mattino 2, o alle sette del mattino? Matt perché alle due alle 2 doveva intervenire questo nostro pubblico ministero, invece se ne stava a letto bello tranquillo. Se invece l'hanno avvertito alle 7, allora tutto quello che hanno fatto prima i carabinieri sono da annullare perché non possano fare loro le, 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 le indagini. E questo fa parte del famoso, di, di come dicono... Dei depistaggi, è una vergogna. Ora entreremo nei particolari, abbiamo pochi secondi prima del break, ma a Guido Magherini faccio una domanda specifica. È corretto nel servizio dire che la famiglia, in questo caso il padre, è stato avvisato intorno alle 4 del mattino? Con sì, una certo. telefonata un no, po' no, strana. No, sono stato avvertito perché un amico di Riccardo mi ha detto: Guido, chiama te i carabinieri perché ti devono dire una cosa. Questo, il. È stato questo il mio, come sono stato avvertito io. E poi appena ho telefonato il maresciallo Delfino di Pitti mi disse sa suo figlio ha perso la testa, è morto di infarto. Io a quel punto lì gli ho anche creduto, perché per me le istituzioni erano sacre fino a quel momento lì. Oggi poi quello che è accaduto oggi dopo, un eh? po' meno, un po' tanto meno, perché mi sono accorto che non è così. Allora, piccolo break pubblicitario, poi torniamo subito con il caso Riccardo Magherini. Chi mi sa dire come si fanno in Deve a non inquinare? Le vendate mucchi, maestra, ma come fa? Le nostre confezioni rispettano l'ambiente, ma tutte. Eh. Sai come abbiamo ottenuto una delle migliori certificazioni ecologiche? Mm. No. Eh, certo che non le sai, impegnandoci a produrre qui i foraggi e a ridurre i gas a effetto serra. Capito te? Niente gas? Eh? Quando fa così proprio non la sopporto, guarda. Mucchi, abbiamo a cuore l'ambiente. La cura del sorriso è fondamentale per il proprio benessere, ma spesso ci richiamo dal dentista solo quando abbiamo un fastidio o peggio ancora un dolore, oppure perché vediamo che i nostri denti cominciano a sanguinare e a muoversi. La prevenzione è un atteggiamento importante che i nostri pazienti devono avere. Andate dal dentista appena avete un piccolo disturbo o un piccolo disagio. Portate i vostri bambini già a 4-5 anni in maniera che il loro rapporto con il medico cominci con il piede giusto e non con le esperienze negative. Ai pazienti che eh, lavandosi i denti si accorgono di un sanguinamento, di una piccola mobilità di un dente, di un piccolo fastidio mentre mangiano, dico di fare subito un controllo dal dentista, perché anche la malattia parodontale se affrontata in tempo, prima che diventi una cosa troppo complicata, può essere risolta con poca spesa e poco impegno. Sostituire un elemento dentale non è solo una questione estetica. Certo, un bel sorriso è fondamentale per piacere e per piacersi, ma c'è molto di più. La mancanza di un dente oggi possiamo dire non è solo un problema estetico, non è solo un problema di masticazione, ma è anche un problema di equilibrio, di occlusione di tutto il corpo e di tutta la postura. Dico ai nostri pazienti, se anche hanno la mancanza o hanno perso un dente, di ricrearlo, di riabilitarlo con una tecnica ad esempio di impianti per poter avere una funzione, una masticazione corretta. La mancanza di un dente provoca infatti delle conseguenze e delle ripercussioni che possono essere gravi e anche in zone lontane dall'apparato masticatorio, ma in realtà assolutamente collegate. Oggi ripristinare i denti persi e soprattutto dire addio alla vecchia e scomoda dentiera è possibile. Molti pazienti vengono da noi dicendo che non hanno mai potuto usare tecniche di implantologia perché non avevano osso. Oggi, c'è sempre la soluzione nei casi di atrofia con varie tecniche, dall'Olon4 eh, da impianti zigomatici, impianti pterigoidei. Comunque, soluzioni che riescono a dare anche nei casi di atrofia ossea la soluzione implantare per tornare ad avere protesi fisse, stabili e quindi comfort per i pazienti. La professionalità del dottor Nicola Paoleschi e la sua esperienza trentennale sono una garanzia unica nell'attuale realtà odontoiatrica. Da oltre 30 anni i nostri studi sono aperti e sono cresciuti grazie ai nostri pazienti che ci hanno scelto e hanno scelto noi per le loro famiglie. Da sempre e anche nel futuro però una cosa importante, io continuerò a fare le visite, a fare gli interventi personalmente e avrò sempre un rapporto con i miei pazienti personale, diretto ed esclusivo. Questa è la nostra forza. Eccoci tornati in studio a Giallo Toscana il caso Riccardo Magherini, con noi in studio il papà eh, di Enrichi, eh, che ormai possiamo chiamarlo così, perché per tutti i fiorentini e non solo Enrichi certo. è e è Guido Magherini qui con noi. Fra l'altro una presenza importante perché eh, a lui ci lega con lui un'amicizia vecchia Becchi. di tanti Becchi. anni fa, eh, quando vestiva anche maglie molto importanti nel mondo di vista del calcio. Eh. Purtroppo siamo invece a raccontare di una tragedia. Vorrei chiedere l'aiuto dell'Avvocato Manzo e poi vengo subito da Matteo Calico con il quale ricostruiremo un po' nello specifico certo. quello che è accaduto lì. E dunque, il percorso giudiziario, Avvocato Manzo. È stato un processo lunghissimo, dove è faticosissimo, che penso forse che più di tutti gli altri che se ne sono occupati lo conosca proprio. L'amico Matteo Calippe, che l'ha seguito dall'inizio e ci ha aiutati tutti anche nella ricostruzione fattuale. Un processo che secondo me è stato viziato. Io ho sentito le parole mh, eh, di Guido, mi permetto di dargli detto: siamo diventati amici proprio nel corso del processo, non ci conoscevamo in modo alcuno prima di questo processo, neppure per caso, neppure di vista. Ma ci siamo subito resi conto che qualcosa non andava perché erano state eh, fatte delle indagini molto parziale e molto a senso unico. Eh, ora è tanto tempo perché che io non seguo più e non leggo più gli atti perché i miei assistiti sono stati assolti sia in primo che in secondo grado dove c'era stato appello da parte della Procura, ma ricordo con esattezza che ci sono due passaggi che mi hanno sconvolto, che erano stati come selezionati i testimoni, cioè il test più importante perché era il testimone oculare principe, più vicino ai fatti e più concreto che era il signor Torretti, non era stato riportato nell nella notazione, diciamo, nella lista delle sì, persone sì. informate sui fatti. L'altra cosa che mi aveva sconcertato è che la mia assistita, che poi è stata processata sia in prima che in secondo grado per omicidio col colposo eh, come i militari, era stata sentita eh, poco dopo la morte di Riccardo Magherini in una stanza dove c'era il cadavere. Di riccardo tra l'altro documentato è, è, è duro dirlo ma è così documentato anche lo abbiamo fatto noi cronisti con delle immagini agghiaccianti del matteo è vero assolutamente delle immagini agghiaccianti del corpo di riccardo che eh, vanno si sommano a quelle che sono le immagini che abbiamo visto nel tuo servizio che ha ricostruito perfettamente quello che è successo e come tu dicevi giustamente quel, quel video scatta perché le persone dalla finestra, i testimoni, 29 persone, 8 in mezzo di strada e 21 dalle finestre di Borgo San Frediano hanno deciso appunto di prendere il cellulare perché c'era un uomo che chiedeva disperatamente aiuto. Riccardo quella sera ha sempre chiesto aiuto, probabilmente aveva eh, la necessità di un medico e non di un intervento di quel genere. Eh, quello che diceva l'Avvocato Manzo è... Eh, agghiacciante, ma lui lo ha fatto emergere nel dibattimento in maniera piuttosto ficcante eh, quando faceva le domande ai testimoni ai carabinieri, alle persone, ecco, per proprio queste sono quelle immagini. che ora ne proporremo anche in live, cioè con eh certo. video e audio anche. perché da queste immagini si percepisce purtroppo quello che è eh, il dramma che si vi consuma in quei minuti e che soltanto quei tre carabinieri purtroppo non sono stati in grado di Percepire e capire, perché poi di fatto si è arrivata a una soluzione perché i giudici della Suprema Corte hanno detto che i carabinieri non avevano le competenze per capire che Riccardo si stava sentendo male. Siamo un po' al paradosso perché la chiamata è partita per i medici proprio dai carabinieri. Assolutamente, e aggiungo anche che. Secondo me, il punto che ha portato poi a una sentenza così strana, poi una sentenza di assoluzione senza, rinvio. senza rinvio, rinvio, per un profilo soggettivo, quindi si va a dire che non c'è la prova della colpa, c'è cioè la Cassazione, eh, diciamo, supera due giudici eh, di primo e di secondo grado, senza rinviare per una valutazione diversa. Ma la cosa ancora diciamo, più strana è che secondo me si è limitato troppo. La tempistica della colpa cosiddetta generica, cioè si è ritenuto ben eh, un intervento legittimo fino alle 1.31. Cosa voglio dire? Voglio dire che loro dicono che i carabinieri avrebbero fatto bene a manettare Riccardo e a tenuto e ha immobilizzato. A me dicendo che Riccardo, perché la motivazione eh, diciamo, di questa legittimità dell'arresto è stata purtroppo ritenuta sia dal giudice di primo che di secondo grado. Si basa sul fatto che Riccardo fosse pericoloso, ma insomma, abbiamo sentito tantissimi testimoni, abbiamo ricostruito in maniera molto analitica la vicenda e Riccardo quando è stato arrestato e buttato giù non stava arrecando né eh, pericolo a nessuno, né era pericoloso per se stesso, perché era inginocchiato e esatto. chiedeva aiuto. Questo è il punto. Coglie in, in è ginocchio, il è un, un terex, avvocato Maso. Eh, tor tornerei a Guido Magherini poi sentiremo anche che cosa accade in quei minuti eh, con le immagini audio e video da Borgo San Frediano. Quando faccio una domanda brutale Guido, quando ha avuto sentore che qualcosa non andava, non era andato, che qualcosa non tornava in questa vicenda? Quando ho visto Ricchi, quando andai in ospedale alle 4 di mattina era, era coperto da un lenzuolo, ho tiravo su, ho visto che era tutto segnato. A quel punto ho capito che l'avevano presa a botte, pieno, da tutte le parti, che l'avevano strisciato per terra. Cioè, una cattiveria inaudita. Cioè, io, voi magari pensate che, che mi sentite, che si è risentito. Non è così. Cioè, eh, sono dalla parte, io sono dalla parte del giusto, perché questa gente non merita di avere la divisa addosso. Se ne devono andare, cioè anche se sono stati assolti. Il comandante di Roma, il comandante di Firenze, non li deve far venire a Firenze. Perché se succede che io me li trovo a un semaforo, in un bar, in un... non so come reagisco, loro sono responsabili di questo. Perché per me, anche se loro sono stati assolti, sono quelli che hanno ucciso mio figlio. Perché se loro non c'erano, mio figlio era vivo. O se loro sapevano fare il suo lavoro, perché in sostanza la Corte che depista e ha fatto come, come, come si dice prima. Per assolvere ha detto che non erano in grado di capire, di fare. E che si manda per strada della gente che non è in grado di capire? E che vanno a fare? A prendere gli aperitivi in centro? Che vanno a fare? A fermare chi? Ai semaforo le persone? Le persone si trovano davanti a un fatto del genere e devono sapere quello che devono fare. Allora, eh, chiedo aiuto a Matteo Calì. Eccomi. Eh, dal punto di vista cronologico. Sì. Allora, la segnalazione del Consolato americano è alle 045. Esatto. Quindi Riccardo che sta già chiedendo aiuto sul ponte Vespucci fa pochi metri ed entra in San Fredrino. Esattamente, arriva in Piazza dei Nerli e proprio in Piazza dei Nerli arrivano delle telefonate, varie telefonate, tra quella di un generale dell'esercito che chiede alla polizia intervenite, c'è un uomo che ha eh, bisogno di aiuto, delle ragazze, delle studentesse, sempre di Piazza dei Nerli, chiamano anche loro il 113 e chiedono un'ambulanza per Riccardo che ha bisogno di aiuto. Lui va avanti, si ferma al Borgo della Pizza, quella che è una pizzeria a taglio, sì. subito dopo la porta telematica in Borgo San Frediano. Eh, lì chiede disperatamente un cellulare per chiamare la polizia. Quindi siamo circa a 200 metri dall'ex cinema Eolo. Assolutamente. E lì c'è la rapina. E, e lì la... c'è il fatto, esatto come dice Guido... Per cui, incredibile, veramente incredibile, per cui Riccardo viene, eh, si, si deve procedere per, con l'arresto, ovvero Riccardo entra dentro, eh, per testimonianza stessa di questo pizzaiolo, all'interno della pizzeria che era chiusa, lui batte la porta e chiede insistentemente di avvisare la polizia. Eh, apri la porta, se no te la butto giù, ti prego, mi stanno seguendo, ti prego, mi stanno seguendo. Eh, aprono questa porta e il ragazzo gli dà il telefonino, Riccardo prova a sbloccarlo, era un iPhone. Eh, non riesce a sbloccarlo perché era bloccato, gli casca per terra, si rompe, fa 5 metri fuori dal locale, si ferma davanti al marciapiede della pizzeria con il telefonino in mano. Sappi che per quell'intervento lì, per quella rapina, si, eh, è necessario, secondo i carabinieri, l'arresto quella sera. Eh, durante le fasi processuali è venuto fuori che quel telefonino non è mai passato neanche dalle mani dei carabinieri, ma se, se lo sono restituiti i passanti. Lo hanno restituito al legittimo corpo, corpo, corpo del reato, il cosiddetto corpo del, del reato, è eh, quasi scomparso male, no, risparso, no, purtroppo, assolutamente purtroppo. portato lì e da lì all'arrivo appunto all'uscita dalla pizzeria. Riccardo si mette in ginocchio sul marciapiede, e chiede aiuto, aspetta i carabinieri a braccia aperte, come diceva l'avvocato, e da lì all'arrivo a 30 secondi, successivi dall'arrivo della prima gazzella, arriva la seconda. Provano lo accerchiano. Non lo chiameranno mai per nome, non proveranno mai a tranquillizzarlo e va a finire in quella maniera. Va a, va a finire in questo modo, eh, Guido Magherini, vogliamo vedere un, un flash di queste clip drammatiche in borgo San Frediano con l'aiuto della nostra regia. Un'altra pugnalata al cuore. Aia! Aia! Sì,

Aiutatemi! Che figlio! Ecco, queste sono immagini veramente drammatiche. Avete sentito anche le grida di aiuto che chiede a gran voce Riccardo Magherini. È giusto dire Matteo Calì che siamo fra le 1.20 e le 1.30 del Esattamente, mattino Esattamente, per, per essere precisi, con questo video aiuta alla ricostruzione sì, oraria, ho lavato manzo, dicevamo. 1.29, no, eh, perché viene registrato proprio in quell'orario lì, è stato acquisito dagli atti, le 29, pochi istanti dopo Riccardo eh, cesserà eh, di respirare e pochi istanti dopo arriverà la prima ambulanza alle 1.33 che non riuscirà nemmeno a avvicinarsi. ad avvicinarsi al, al ragazzo. Un fatto prima del break, Guido Magherini, eclatante è che si sentono anche i commenti delle persone che stanno alla finestra. Noi calci no, chiamato un'ambulanza, chiamate il Ma nessuno avrebbe capito che il ragazzo era in, era in difficoltà, solo i nostri bravi carabinieri non hanno capito questo. Questo mi lascia veramente perplesso, una cosa che mi fa vomitare veramente. Allora, un piccolo break pubblicitario, poi torniamo subito in studio con voi. Ancora il caso Riccardo Magherini. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività. Certo, è il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre, dal lunedì alla domenica, pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per mille servizi. Hai subito un incendio o un sinistro importante? Chiama subito rischi e perizie. Troverai il perito di parte che risolverà ogni tuo problema per ottenere il giusto risarcimento in caso di sinistro. Rischi e perizie. www.rischiperizie.it. Su Facebook rischi e perizie. Hai voglia di una cucina nuova? Ora o mai più? Con l'acquisto di una cucina nuova da Florenzi Casa, i quattro elettrodomestici sono in omaggio. A te non resta che scegliere i mobili per realizzare la cucina dei tuoi sogni. Una cucina su misura per te, progettata dai nostri arredatori dopo il rilevo delle misure e montata a regola d'arte. Solo per il mese di settembre il frigorifero, il forno, il piano cottura e la lavastoviglie te li regala Florenzi Casa. Che poi vuol dire che, che te li regala che noi. Florenzi Casa, arreda le tue idee. C4Web, la Digital Business Unit di Pagine C, ha sviluppato un progetto espressamente dedicato alle agenzie immobiliari. Un sito web customizzabile sulle esigenze del cliente. Sincronizzato con un gestionale online per pubblicare anche sui portali immobiliari. Servizi per la web reputation e l'identità digitale. Comunicazione e advertising nei social network. Un magazine immobiliare. Soluzioni digitali per la ricerca di immobili da vendere. Tutto integrato. Così il nostro agente immobiliare può concentrarsi sul proprio lavoro. Quello che sa fare meglio. Vendere gli immobili. Eccoci tornati in studio insieme a voi a Giallo Toscana, il caso Riccardo Magherini, stiamo cercando non solo di ricostruire ma di capire anche che cosa è accaduto in questi eh, minuti concitati ma anche nel dopo di questa terribile tragedia in San Frediano. Ci eravamo lasciati eh, con, eh, prima del break pubblicitario eh, parlando, Matteo Calillo diceva, stava arrivando l'ambulanza, che cosa no. accade quando arriva l'ambulanza? Ce lo vuole raccontare Guido? o Matteo, prego. No, l'ambulanza è forse meglio. Meglio l'avvocato Manzo perché eh. i suoi assistiti eh. quando, erano i Quando arrivano i miei assistiti, vengono subito notiziati in uno scenario non sicuro, quindi di una pericolosità di Riccardo, che in realtà, per quello che è emerso poi era qualche minuto che invece era uno stato di totale, eh, totalmente immobile e totalmente silente. Quindi diciamo era una rappresentazione che offrivano i militari. Ma la cosa che mi ha lasciato sconcertato davvero è stato poi è emerso come fossero state praticate manovre di rianimazione e quindi massaggio cardiaco per circa 40 minuti con 8 uh, fiale di adrenalina in cuore e questo a detta di tutti del mio consulente di parte ma di tutti gli altri rendeva impossibile qualunque manovra ulteriore invece che dichiarare la morte in loco avrebbe diciamo in qualche modo anzi avrebbe obbligato il procuratore a intervenire sul posto, Riccardo è stato portato in ospedale, non si sa con quale fine, e hanno tentato una nuova rianimazione anche in ospedale. E questo ha spostato, eh, c'è cioè un passaggio che non è di poco momento perché ovviamente in quelle ore si è fatto le corse a fare dei verbali di un certo tipo, una certa urgenza, tra cui come dicevo prima quello della Claudia, ma mi viene in mente anche quello degli altri volontari che alle 7 la mattina sono stati verbalizzati. Ecco, questo secondo me è un altro passaggio che getta un grande cono d'ombra su questa terribile ecco, vicenda. Ecco, io vorrei restare su questo argomento con Guido Magherini e poi Matteo, che ci confermerà, certo. che anche queste eh, diciamo, operazioni di rianimazione, seppur nella difficoltà del fatto che poi alla fine questi volontari sono stati, eh, hanno dovuto attendere un po' prima di avvicinarsi 13 minuti. 13 minuti sono tantissimi. E, e Riccardo Magherini è ancora ammanettato, è ancora bloccato a terra? È così, Guido? Assusto. È ancora ammanettato in posizione prona e con uno addosso ancora, perché non l'hanno mai lasciato. A parte questo, cioè, quando lui arriva in ospedale, il, il, il dottor Parigi, cardiologo di turno che ha visto il ragazzo, in quel momento, aiutami, Massimiliano, cos'è che avevano, aveva già, si vedevano già i, gru, i grumi. Sì, cioè, aveva già eh, hanno fatto un, un, un esame al un, cuore. Un, un, c'era sì, un'ecografia al cuore e si vedevano già i grumi del sangue, che, diciamo. Che significavano che, che era un... morto da almeno un'oretta, quindi era passato, era passato molto del tempo. tempo. Questo stesso cardiologo a cui faceva riferimento Guido, in aula di tribunale giurando, perché qui bisogna sempre ricordare che ci sono state, che lo diceva l'avvocato, cioè qui ci sono state decine e decine di udienze, che duravano dieci ore l'una, dove si sentiva ricordo, veramente dei testimoni. Tra l'altro, vogliamo citare anche Matteo, se possiamo, certo. credo che Guido ci autorizzerà anche la battaglia che ha. Eh, che ha fatto l'avvocato Anselmo che è stato sì, vicino boh. a voi eh, minuto dopo minuto da, da questa tragedia. È, stato, è stata una persona straordinaria che però quando si, si va sui muri di gomma non vince. Cioè, no, ma lui. figuratevi, dicevo, quel cardiologo giurando eh, di dire soltanto la verità davanti a, al giudice eh, raccontò che quel cadavere di Riccardo, perché ormai era un cadavere, venne spostato per motivi di ordine pubblico, cioè il medico dell'ambulanza gli disse che era, c'erano esigenze di ordine pubblico e quindi bisognava spostare quel corpo. L'aveva detto perché il comandante del Kickstreck. Cioè, il, il maresciallo dei il maresciallo Carabinieri? Castellano. Assolutamente, il, il, il più alto in grado quell'attimo eh, lì. Scusami Matteo perché è, è in divenire, eh, ci sono delle registrazioni telefoniche fra le forze dell'ordine nel quale si... Diciamo, noi non vogliamo processare nessuno in questa trasmissione, facciamo solo cronaca perché questo è agli atti del processo. Del processo. Eh, in cui si finteggia la figura di Riccardo Magherini come di una persona di una pericolosità sociale in quel momento altissima. E Esa quelli, esattamente in questa maniera. Tra l'altro. sono eh, stato anche forse abbastanza. Sì, blandone. e viene fatto passare per un rapinatore. Anche in quella conversazione che aveva fatto un furto su auto, ti ricordi? Eh sì, c'è cioè molta. No, avevano detto che avevano guardato nel suo con, Nel casellario, nel suo casellario CD, dice, e dice c'era un precedente per furto. Sì, però non era lui aveva fatto il furto. Sì, ma, ma era, era il denunciante. Era, questo fa parte dei carabinieri. Ma ah, era il denunciante. Sì, era il denunciante. Sì, denunciante. Lui era il denunciante. Quindi era vittima, diciamo. Sì. Mentre, mentre, mentre i carabinieri, proprio perché dovevano preparare il pacchetto, come quando dissero che Riccardo. Era separato dalla moglie, era in crisi, sia economica, tutto, che stava in una pensione di sesto grado a Sesto Fiorentino. Cioè, tutte cose che loro si sono costruiti per, far, per dimostrare che Riccardo era un po' di buono. E in quella... Dimenticato, scusate, Prego. La corsa a cercare sostanza... È bravo, è. Stavo, di... una bella... stavo dicendo così. Allora un attimo che perfezioniamo il microfono, un attimo, eh, io intanto faccio una domanda a Guido Magherini. Eh, ah. Che cosa può essere scattato in Riccardo all'improvviso? Io ho parlato di paura, di panico, si sentiva seguito. Riccardo, che cosa succede vedi, da quando esce dall'albergo in poi? Ci sa, 20 minuti di buio, 25 minuti 20 di, di, buco di buco buio, che però Suono i ragazzi, i ragazzi che, sal, che lo fanno salire, cioè che lui sale sulla macchina sui Ponte Vespucci... Quello che guida dal finestrino vede che Riccardo si strottona con una persona vestita di scuro. Due persone. E allora a quel punto lì, eh, siccome Riccardo stupido non è, pazzo nemmeno, e forse, forse aveva fatto uso di, so, di, di cocaina, ma a livello non che io lo, 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 lo giustifichi, eh, per l'amor di Dio, perché se lo sapevo che faceva queste cose qui, a calci nel culo, gli facevo fare, gli facevo fare da San Frediano all'indiano. A parte questo, mi dicono anche i medici miei che quell'uso che lui faceva era un uso eh, ricreativo, non una cosa che lo metteva in questa condizione. qua. Pertanto lui ha avuto paura. O la sentenza di lui ha avuto due paura di, qualco di qualcosa, qualcosa che non è non accaduto sappiamo. sul ponte. E allora cominciava a dire: Mi spari. Mi... Poi dopo la pressione che ha subito l'agitazione che aveva è chiaro che no, il cuore ti parte è che Ma, di... insomma Riccardo eh, l'autopsia riscontra la lesione del fegato lesioni costali sì. fratture costali nessuno fa finta di niente tutto. Eh, lesioni sternali eh, voglio dire eh, ci sono dei segni evidenti di un uomo di una lotta, è stato, lotta, di una lotta, lotta esattamente sì. Ma sì. È lotta una... quando e dove? Secondo te? in quella, quella lì in Borgo quella in Borgo San Freddano quando lo mettono eh, a Riccardo aveva certamente paura quando Guido racconta quella scena di Ponte Vespucci, è il momento in cui eh, diciamo che Riccardo, quella sera, viene monitorato in maniera, cioè viene anche scritto quanto lui va a questo albergo, prima, lo salza Regis, come dicevamo, viene monitorato bene, viene detto anche cosa beve, quanto beve, seguono passo per passo e come diceva l'avvocato giustamente prima. Il riferimento alla droga è fondamentale perché in quella telefonata a cui tu facevi riferimento il maresciallo dei carabinieri da Borgo San Frediano al capitano Segnalo. del nucleo investigativo Ordice Maresciallo capitano qua bisogna fare una perquisizione cioè nella telefonata in cui gli dice è morto quest'uomo, gli dice anche ora bisogna fargli una perquisizione perché questo sicuramente era pieno di droga. La grande perplessità è che si voglia subito di corsa trovare un nesso certo. causale tra la sostanza e il decesso. E che e, con tutte queste, con Ma, tutte, lì, unito a tutte queste eh, circostanze che tornano poco sulla diciamo, scelta delle persone da sentire. Insomma diventano un pochino sospette. Eh. Pur, essere, pur restando eh, bassi vi prego perché noi non vogliamo fare processi eccetera. Ma la domanda che molti mi hanno posto in questi anni: ma questi militari conoscevano Riccardo Magherini? No, no non lo conoscevano perché se no non gli avrebbero fatto niente. Conoscendo Ricchi le persone lo, lo amavano non lo conoscevano, non sapevano nemmeno chi era. Su questo, su questo quindi è, è inspiegabile diciamo questo atteggiamento, se vogliamo usare questo termine questa dinamica, questo modus operandi in Borgo San Frediano. Io ho raccolto delle circostanze, lui. delle è testimonianze. quella frase famosa che dice che glielo, che glielo ho una sola volta. delle no? circostanze. Che poi rip... puoi, puoi raccontarle. Sì, sì, eh. riportate anche negli atti d'indagine, eh, quindi non dette parole, dette immediatamente da, eh, da, da, da Riccardo e riferite nei verbali dai carabinieri intervenuti. Riccardo nel primo momento in cui li vede arrivare addosso gli dice no ma io scherzavo non gli ho fatto nulla e si faceva riferimento a una donna a, qualcosa, eh? a un qualcosa con una donna sicuramente non c'era la conoscenza personale di chi fosse Riccardo Magherini però noi non possiamo escludere che qualcuno quella sera fosse intervenuto sapendo che c'era un ragazzo da punire non da uccidere ma da punire sì. Avvocato mezzo. Allora, su questi aspetti io. Che abbiamo interrotto due no, volte. Meno no, scusate. ma io non riesco a sulla conoscenza precedente o meno. Volevo aggiungere una cosa importante invece sulla sentenza, se me lo consentite. Prego. Perché la sentenza della Cassazione e i giudici di primo e secondo grado giocano molto sul discorso che c'era, questa circolare sulle modalità di intervento, su persona che aveva dei problemi. Ora, io ho ascoltato con interesse, Guido ehm, Matteo, ma è, diamo anche per vero che Riccardo stesse male, avesse bisogno d'aiuto, è questo che io cercavo di, ecco, di capire, no? Cerchiamo, in quel cioè, quella, eh. quella circolare, però, cioè, voglio dire, è veramente l'acqua calda. Si dice che cioè, una vignetta è forse un bambino di, 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 no, di prima elementare con sarebbe disegno. offensiva. Eh, Dell'ultimo anno della materna perché si fa vedere che se una persona ha bisogno di aiuto si deve innanzitutto cercare se non è pericoloso, Riccardo non era armato, non stava aggredendo nessuno in quel momento. Lì era in ginocchio. Chiede aiuto davanti alla pizzeria, e ancora prima sul Ponte Vespucci. Assolutamente anzi, assolutamente. anzi, prega il titolare di chiamare le forze dell'ordine. Quindi evidentemente non ha intenzione di. Di fare atti violenti eh, o di altre cose? Per quello ormai. ho potuto leggere di questa circolare sono due paginette con delle vignettine molto semplici. Con del, con dei disegni, Insomma, dei si disegni. tratta solo di non forzare un intervento, aspettare eh, l'arrivo dell'automedica e lì c'è un secondo me una falla anche nel 118 perché hanno mandato un'ambulanza con dei volontari quando, senza il medico a bordo. Quando era più importante mandare sicuramente più più intelligente mandare una, una automedica. però però no, no, un'altra scelta della Procura eh, che non si capisce. Ecco. Mandare a processo tre volontari e non chi è responsabile. Anche questo è stato un fatto misterioso. Insomma. Però al netto di questo io dico che Riccardo avesse bisogno di aiuto era palese. Allora, invece che eh, lottarci. Eh, Dare calci, buttarlo giù, tenerlo pressato e tutto perché dice non c'è la colpa specifica della circolare. Era ignota, però sulla colpa generica, secondo me, si può risalire indietro perché era talmente palese che non c'era bisogno di una circolare che spiegasse, appunto. A mio avviso, scusate il termine brutto, l'acqua calda. Eh. Allora ci fermiamo un attimo per l'ultimo break pubblicitario, poi l'ultima parte di Giallo Toscano, fra poco. acquarrata associazione sportiva dilettantistica i pinguini aggregata all'aeroclub d'italia per il conseguimento dell'attestato di volo da diporte sportivo trasporto del passeggero pilota avanzato con lezioni su velivoli di ultima generazione Visita il nostro sito magia di una terra lontana luci colori fate che sfiorano le stelle il 27, 28, 29 settembre Carmignano diventa arte, arte del teatro di strada del San Michele. Quattro rioni che si sfideranno nelle tre sfilate per contendersi il trofeo dell'edizione 2019. E a conclusione arriva il tradizionale palio dei ciuchi. La festa del San Michele non si spiega, si vive. Scopri di più sul sito www.festadisanmichele.it. Data Medica Montecatini dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale, prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica, ambulatori specialistici convenzionati e privati, centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle terme di Montecatini. Data Medica Montecatini, disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Miniere, che sono tutti intorno a lui deve stare in piedi farlo respirare tutti in piedi Una roba ma non ti devi eh, stupire niente vedi il caso Cucchi quello che è successo eh, si so. eh, sì, però vedi Cucchi è capace ora io qui lo dico con grande cattiveria eh, te lo dico capace che Cucchi lo pigliano come buon esempio ora l'arma dei carabinieri che si sostituisce parte civile a me fanno anche ridere <ride> non vorrei che Cucchi lo utilizzassero grazie Così, va bene, Cucchi va bene è andata a però così. tutti gli altri, no. altri no. Eh, Perché okay. guarda <coughs> che quello che gli fanno a Riccardo... Ah, ma, ma propria, sì, certo, grazie. Grazie. Vai. grazie. Vai. Quello che gli fanno a San Frediano E, e se su leggi su bene Londra, eh? la sentenza sessuale. usano altro grande per il E poi si torna a Riccardo Guarda anche quella roba lì per domani. Sì, certo, tutto, il Tragedia questa. Qui è, è un festino. E si diceva festino, finito, ma è un festino maestro Vittorio Gomez. Mm. Eccoci tornati a Giallo Toscana per l'ultimo round. Apriamo una finestra, come vedete, abbiamo cambiato il titolo sul caso Riccardo Magherini. Sul quale ci torniamo fra pochissimo, eh, perché parleremo anche di alcune iniziative importanti su questo, su questo profilo. Ma vi diamo degli aggiornamenti, anche se purtroppo le notizie sono molto scarne, di quello che è accaduto in questa periferia di Londra due settimane fa, Islington Road, la strada dove viveva Eric Sanfilippo, questo ragazzo che vedete nell'immagine di 23 anni di Marti, che è una frazione alle porte di Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa, di professione cameriere. Eh, che è stato ritrovato senza vita in un cassonetto di rifiuti, pensate, spostato da quella via e praticamente lasciato eh, in, in maniera indisturbata, ma neppure tanto lo scopriremo, eh, a poche centinaia di metri dall'ingresso principale dello stadio dell'Arsenal, che è lì nei paraggi. Matteo Calì, una storia eh, particolarmente difficile da spiegare perché da Londra ancora non abbiamo gli esiti dell'autopsia e degli esami tossicologici. C'è però una persona che è indagata ed è stato arrestato. All'inizio per lui ci poteva essere, eh, era accusato di omicidio. In realtà adesso questo reato è stato trasformato in occultamento di cadavere. È un vero e proprio giallo questo. Sì, è vero, è un vero e proprio giallo, oltretutto che mette in luce quella che può essere la storia di un ragazzo che evade da quella che è la provincia toscana, che forse non può offrire nemmeno. Nessuno, nessun sbocco e va a Londra, una città, eh, una metropoli incredibile dove tutto è consentito, dove c'è grande libertà. Purtroppo quelli che sono eh, l'esperienza nostra da cronisti non fa presagire nulla di, di buono. Quella di questo giovane è stato escluso, a essere una morte violenta. Anche se c'è questa escoriazione più che una ferita sulla fronte del ragazzo dal primo esame. Del medico legale esatto. Però diciamo non è stata. Eh, la morte violenta è stata esclusa per l'arresto di questo 57enne che adesso è stato arrestato per occultamento. Possiamo anche dire il nome: ecco. Gerardo Rossi si chiama: un italiano. Italiano, quindi. sì. E, e quello che io penso è che questa sia una storia finita male dentro un appartamento, senza ombra di dubbio. Io penso che eh, purtroppo non, non so cosa possa essere accaduto, certo è che finire in un cassonetto eh, è, una, è, è una tragedia senza Incredibile. incredibile, incredibile. incredibile. Oltretutto e... Matteo, nelle, nelle ore precedenti eh, alla, alla, alla morte di Eric Sanfilippo, poi il cadavere è stato ritrovato eh, eh, un giorno dopo esatto. da un passante che non trovava il cassonetto dei rifiuti e lo ha visto a qualche centinaio di, di metri. Oltretutto nelle ore che hanno preceduto la morte di questo ragazzo, Eric aveva, eh, si era messaggiato con la sorella, che è in stato interessante, sta per avere un figlio, e molto contento, tranquillo, mandami, appena arriva mandami la foto, come sei bella con la pancia, insomma non faceva assolutamente presagire niente questa morte, oltretutto perché eh, aveva già programmato Matteo le ferie, esatto. le ferie e, e sarebbe tornato. A Marti, a Montopoli-Valdari. Penso che sarà importante l'autopsia, ma anche andare a indagare. Ora il fatto che siano due italiani può essere un caso. Eh, mi fa pensare anche a me che sia un, una, una situazione che può essere sfuggita di mano. Esatto. Qualcuno si è spaventato. Esattamente. Eh, in un cassonetto. Però ecco, io credo che sarà fondamentale per Scrotan Diard indagare all'interno dell'appartamento dell ma anche gli spostamenti ma anche i mezzi tecnologici in uso al povero Eric perché si potranno trovare magari dei messaggi dei, degli accordi chat, delle per, chat, ricostruire per ricostruire per il, bravo eh? i momenti perché appunto è una situazione molto strana sempre che l'autopsia non ci dica che poi è stato strangolato piuttosto che un problema le procedure in Inghilterra come molti sanno sono un po' diverse da quelle italiane e noi abbiamo problemi con i processi che non finiscono mai, che sono interminabili. Invece in Inghilterra eh, si prendono molto tempo per poi eh, dare risponsi eh, sull'autopsia e sulla, eh, su, sugli esami tossicologici. Che saranno decisivi. Sarà il passaggio forte e decisivo no, per capire cosa accade. Questa eh, è la storia di Eric San Filippo, naturalmente <ride> è sotto shock tutta la piccola comunità di Marti che ha poche anime a due passi da Montopoli-Valdarno in provincia di Pisa, i genitori erano andati in Inghilterra e poi sono rientrati. Vi daremo aggiornamenti ovviamente su questa vicenda. Torniamo a Riccardo Magherini. Lo facciamo questa volta perché abbiamo cercato di scavare un po' sulla dinamica, su quello che è accaduto, anche sulle iniziative, perché pensate che a distanza di cinque anni, più di cinque anni, cinque anni e qualche mese... No, 5-4 anni e mezzo. Quattro, quattro anni e mezzo, 5 me anni no, e qualche mese, 2014, eh, si moltiplicano le iniziative. Intanto ce n'era stata una che immagino Guido eh, abbia vissuto in maniera molto emotiva e cioè quella della curva fiesole dello Stadio Franchi il giorno di Fiorentina-Juventus, è vero? Beh, quella foto lì qua. è sintomatica perché di lì Firenze, Firenze, il giorno dopo, era dopo sì, due, due giorni. Due giorni dopo la sentenza. Firenze la ha, ha, dato, ha dato il suo responso Firenze. Cioè, questa è la dimostrazione che Firenze ha detto che Riccardo non doveva essere, cioè i carabinieri non dovevano essere assolti. Secondo me. Poi la curva mi è stato detto, perché l'ho visto su Facebook, che adesso venderà queste, questa maglia. Che ha, che ha indossato che per, per Giallo Ricchi, Toscana Matteo Ricchi. Ricchi. la curva Fiesole Fieso, sempre loro che 1, hanno fatto quell'evento lì l'hanno fatto con la Juve sì, che immaginiamoci cosa voglia dire per loro eh, eh, saltare la Juve e dedicarla a Riccardo invece che per le loro cose che hanno sempre fatto contro la Juve hanno, ora fanno questa, questa, questa cosa qua questo evento che è una cosa bellissima e hanno detto che il ricavato costerà 10, 10, 10 euro sì. e che il ricavato lo doneranno a noi per sostenere le spese sul, sull'Europa sono commosso, mi viene a piangere ecco, I tempi, Guido Magherini, quali saranno per quanto riguarda l'Europa? L'Europa allora da qui al 29 dobbiamo presentarlo ricordiamo che pronti. si parla sì. del Tribunale sì, Europeo, europeo dei, per i diritti dell'uomo da qui al 29 pertanto siamo pronti presenteremo poi passeranno dice due o tre mesi perché il ricorso venga ammesso o venga rigettato a quel punto passeranno qualche anno ancora insomma c'è da, 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 da vivere ancora in ansia da non morire perché io vorrei, vorrei regalare a, a Brando questo famoso foglio che Brando è riccavo, che ricordiamo il nipotino sì, che è il e il figlio di Ricchi che, che gli venga detto che il suo babbo voleva morire, ma che l'hanno ucciso. Io non so se. Posso. Io aspetto. Pre, prego, prego. No, aspetto solo questa sentenza qua, perché sono convinto che la sentenza sarà dalla parte nostra. Senta, Guido, non so se vuole rispondere, ma eh, il bambino, che è ancora piccolo, insomma, voglio dire, abbastanza. Cresciuto, è cresciuto anni. dopo 5 anni, a 7 anni adesso, e chiede del padre. Quando parla di Subabo, perché lo, lo, lo facciamo vedere in foto, lui è sempre. gli viene sempre gli occhi belli belli che. Lu, no, belli che si illuminano perché Subabo è il Subabo. Babbo ricchi, Babbo ricchi. Ma ha la capito sua... cioè, l'assenza la, la... No, non ha capito. Dice, ma perché, perché chiede ora? Perché i carabinieri hanno fatto questo a mio babbo? Perché cioè, è difficile anche raccontarglielo. Cioè, lui, in questo momento quando vede i carabinieri non vede delle persone buone. Senta Guido, eh, io penso che accada tutti i giorni di chiudere un attimo gli occhi e di vedere davanti a lei suo figlio. Quali sono i ricordi che si moltiplicano? C'è una cosa particolare che lei in conclusione di questa eh, trasmissione che credo sia stata pacata ma anche molto decisa nei negli argomenti, c'è qualcosa di lui? Che gli torna sempre in mente. Ma io Riccardo ce l'ho sempre dentro, ce l'ho sempre dentro, lo sogno anche abbastanza. E me lo rivedo bambino, quando, bambino adolescente, 16-17 anni, quando giocava nella Fiorentina. Che, che veniva da me, che ero sul divano a leggere o in televisione, che mi diceva sempre, che lo mandava Andrea, l'altro fratello, che mi veniva da me e mi diceva sempre: Babbo, come stai a soldi? A me no perché dovevano uscire <ride> e io gli dicevo ma io sto bene, te come tu stai? Dice io mi ha tanto, <ride> cioè voleva dire che voleva. Il calciatore Devo, che avevano stipendio... Se magari... mi consenti non Prego, è una, una sfera è. tecnica ma credo di potermelo permettere. Sono due cose che io dissi a Guido subito quando mi resi conto che eravamo dalla stessa parte al processo. La prima è che credo che questo affetto, questo amore che ha lasciato Riccardo in tantissime persone perché... Voi non avete idea, eh, alle udienze c'era un pubblico numerosissimo, persone che chiedevano, persone che si raccomandavano. Eh, gli Con abbia... molte difficoltà anche per noi cronisti, perché eravamo sempre all'esterno dell'aula e non potevamo entrare. Non abbia... Perché i giudici non volevano che voi vedeste. Gli cioè, abbia... I giudici non volevano che voi dov... Ecco, qui ci abbia... sono le immagini, proprio qui c'è eh. l'avvocato Manzo insieme eh. all'avvocato Anselmo, che era Andorre. il difensore della famiglia Magherini. Prego. Che gli abbia appunto. Riccardo viva comunque dentro queste persone, ma l'altra cosa che, che mi sembra emerga, perché se sono purtroppo volati questi cinque anni e mezzo, e devo dire che Riccardo sta continuando a vivere anche in queste iniziative, non solo nell'amore delle persone, ma in tutta una città, perché vedere una curva, iniziative che prendono tutta la città, sicuramente gli ha dato, gli ha dato una vita diciamo, eterea ma, ma eterna, ecco questo è importante, e anche grazie ai libri che ha scritto. Matteo. ma poi ci dobbiamo ma... porre Matteo una domanda perché Firenze dopo cinque anni continua a parlare di Riccardo Magherini perché è una storia Firenze non solo ma in particolare Firenze certo perché Riccardo è figlio di Firenze e questa è una storia che nessun fiorentino vuole ricordare né vuole raccontare io tutte le volte che parlo di Riccardo ho i brividi poi però mi devo fare forza perché ho Guido accanto che con Andrea hanno fatto tutto quello che hanno potuto in questi cinque anni per poter dare giustizia a Riccardo per poter poter dare anche quella verità che aspetta Brando. Io volevo dire però anche che, che Riccardo, il, il nome di Riccardo lo porta un'associazione che fa del bene a Firenze, Riccardo Magherini-Ollus, un'associazione portata avanti da Andrea e dagli amici di Riccardo, gli amici più stretti, che eh, io mi ricordo l'ultima volta era il giorno dopo la sentenza della Cassazione, è eh, forse due giorni dopo il giorno della partita alla Juve... E di sabato. E Andrea che tutto poteva fare tranne che fare quello portò un assegno con un ricavato alla Polisportiva degli handicappati fiorentini sono stati eh, messi in piazza tasso un defibrillatore comprato dall'associazione Rondinella un altro esatto la Rondinella un altro defibrillatore quindi nel nome di Riccardo viene fatto del bene come lui avrebbe voluto. Noi ci dobbiamo purtroppo aggiungo io fermare, ma sicuramente Guido Magherini. Ci promette davanti alle telecamere che tornerà a trovarci per darci aggiornamenti anche sul percorso certo. di Strasburgo, per capire certo. realmente questa famiglia che ha ancora un'esigenza, quella di non solo chiedere giustizia ma anche di sapere realmente la verità. Questa è una cosa molto importante e che Guido Magherini come padre e come cittadino vuole sapere. Grazie a Guido Magherini. Grazie a voi. Grazie di essere stato con noi. Grazie a Matteo Calini. Grazie a te. Vittorio, e grazie all'avvocato Massimiliano Buon lavoro grazie. a tutti. Grazie. Giallo Toscana si aggiorna insieme a voi. Alla prossima settimana. Bella.